Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Allora io inizierei con la domanda che abbiamo fatto un po' ai giocatori, che è stata un po' la domanda della settimana. Questa classifica del Teramo è migliorabile? Certo che è migliorabile, perché no? Non capisco perché no, nel senso che siamo ottavi con una partita in meno e possiamo migliorarla. Dipende da noi e dai nostri risultati. Molto, molto semplice. Il fatto che si vada a Catania e poi arrivi la Ternana forse è un po' il crocevia di questo finale di campionato, no? Perché sono due gare molto importanti che potrebbero addirittura rilanciare ambizioni importantissime per la classifica, come potrebbero creare un momento difficile. Siamo consci dell'importanza di queste due partite e soprattutto che importanza dà Paci a quella di Catania, che è la più imminente. Sono due partite importanti, però adesso la più importante è Catania. Io non voglio scendere nel tipo, nella comunicazione del tipo questa squadra se perde queste due partite. Non voglio dar pressione, perché è un ambiente questo che dà tanta pressione alla squadra, e invece secondo me non è così. Noi siamo stati molto bravi ad alzare le aspettative con un inizio di stagione incredibile, però le squadre che ci precedono in classifica oggi sono squadre di assoluto valore e con un organico onestamente superiore al nostro, e quindi la classifica non va guardata. Non voglio scendere, ripeto, nel dare ancora maggiore pressione alla squadra, perché questa squadra non deve avere pressione, perché sta facendo delle ottime cose. I giocatori che abbiamo in rosa sono tutti migliorati rispetto all'anno scorso. Sogniamo di rosicchiare, di guadagnare qualche posizione in classifica alle grandi. È il nostro obiettivo, è il nostro grande sforzo come squadra, come gruppo squadra, ma le squadre che ci precedono onestamente sono squadre molto forti. E non parlo degli 11 titolari, ma parlo della rosa a completo. E quindi sono due partite difficili, importanti, sono due partite che secondo me, se rendiamo al massimo, possiamo farle, a partire da Catania, perché no? Non andiamo giù certo battuti. Però non cambia, non ho mai guardato la classifica per questo motivo, perché dobbiamo riuscire a fare il massimo per le nostre potenzialità, consapevoli che davanti a noi ci sono squadre molto forti. E questo è il messaggio che lancio, ma è un messaggio molto di grande serenità, perché altrimenti, se noi arriviamo ad una buona posizione di classifica, è come se è una normalità. Invece superare quelle squadre forti sarebbe un miracolo, arrivare nei playoff sarebbe un grande obiettivo per noi, lottiamo e lavoriamo tutti i giorni per arrivarci. So che abbiamo le potenzialità, sta a noi col lavoro e con i risultati arrivarci, tutto qua. Buongiorno mister, ti chiedo una panoramica sugli infortunati, se c'è qualche novità in positivo o in negativo. No, Lasic, Kappa, Soprano, Valentini, Minelli, Birligetti, Matteo sono ancora fuori. Abbiamo recuperato i due infortunati e i due squalificati, Piacentini e Bombaci. Salve mister, buongiorno. Allora, partendo dal presupposto che il Teramo mi pare abbia superato il momento difficile, no? E quindi questo induce la squadra ad avere un pizzico più di ottimismo per queste due gare difficili che attendono appunto la sua squadra. Sarà sufficiente cercare di non prenderle, di resistere, di uscire indenni da queste due, da queste due partite, e poi giocarsi tutto nel rush finale, insomma, compattarsi per non subire più di tanto. Questa è la filosofia? No, non saprei impostare una partita per cercare di non perdere. Le partite vanno giocate per vincere. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Per esempio, a Castellammare abbiamo fatto degli errori un po' di voler troppo voler giocare la palla in certe situazioni, e quello è un errore se vogliamo vincere certe partite, perché non possiamo permetterci errori di quel tipo, e quindi spero che dai nostri errori abbiamo imparato. Quando parlo di processo non è una roba astratta, i passaggi a vuoto o gli errori che si fanno, se non commessi più, ti portano a crescere, ti portano a migliorare, e quindi le partite vanno giocate per vincere, riuscendo
a non commettere errori che sono stati fatti nel passato, e non mai giocare per non perdere, assolutamente, partita per partita. Questa adesso il Catania è una partita importante, però stiamo bene, abbiamo una buona formazione in campo, abbiamo un buon potenziale, dobbiamo, sta a noi fare la partita, ma è il nostro lavoro. Buongiorno mister. Ah, buongiorno. Io volevo un po' chiederti, sicuramente avrai visto che il Catania ha varie soluzioni, soprattutto dal punto di vista offensivo, può giocare a 2, può giocare a 3, può giocare 2-1. Io volevo chiederti se avete preparato qualcosa rispetto alle varie possibilità oppure no. Sì, abbiamo preparato qualcosa. Il modulo 3-5-2 o il modulo 3-4-1-2 è un modulo che conosciamo bene, perché in questa categoria l'80% delle squadre gioca in quella maniera, e quindi a livello tattico la partita è stata preparata, ma alla fine quello che farà la differenza saranno i singoli. Il Catania ha una fase offensiva, un reparto offensivo di grandissimo valore, probabilmente secondo me uno dei migliori del campionato a livello della Ternana e a livello del Bari. Questo non deve spaventarci, perché abbiamo difensori forti e la partita va giocata, insomma. Dobbiamo assolutamente migliorare la fase di possesso. Io credo che migliorando le posizioni in campo, noi non dobbiamo migliorare i giocatori. Io non devo migliorare Costa Ferrera o migliorare Ilari, anche se poi nel lavoro quotidiano si lavora sempre per migliorare i giocatori. Però, secondo me, migliorando la loro posizione in campo, cioè avvicinandoli di più all'area di rigore, possiamo avere maggiori soluzioni e maggior peso offensivo. Nell'ultima partita ci siamo abbassati un po' troppo a voler impostare l'azione, invece per far male al Catania, una squadra così forte, dovremmo essere bravi a mantenere alte le posizioni in campo senza abbassarci troppo, e è lì dove possiamo migliorare, secondo me, lì dove possiamo essere più efficaci, nell'avere pazienza e far costruire l'azione ai difensori senza abbassarci troppo, e per essere un po' più, per affollare un po' di più l'area di rigore, perché l'attaccante solo in area contro tre difensori non fa niente, questo lo sappiamo, è un'interpretazione che va fatta a prescindere da qualsiasi modulo tu giochi. Ci stiamo lavorando, sono convinto che questo è un passaggio chiave per noi, se miglioriamo questo passaggio la fase offensiva sarà migliorata. Mister, ti chiedo, in difesa, che è un reparto che tu insomma ami toccare il minimo possibile, la prestazione buona che ha fatto Trasciani in tandem con Diakité, se ti porta ad avere il dubbio per sabato, di confermare questa coppia, oppure se tendi a rilanciare Piacentini? Ma il dubbio ce l'ho, perché Daniele ha fatto una buonissima partita. Matteo Piacentini è un giocatore importante per noi, perché oltre alla fase difensiva ci dà costruzione. L'inizio dell'azione passa spesso e volentieri per i piedi di Matteo Piacentini, quindi da quel punto di vista abbiamo un po' di più, abbiamo un po' più elementi per costruire meglio l'azione. Però Daniele ci ha garantito grande sicurezza e grande attenzione, soprattutto concentrazione, quindi il dubbio ce l'ho. Domani vediamo alla rifinitura quello che succede. Mister, se restiamo nello standard del campionato, abbiamo capito che questa squadra difficilmente varierà mai tatticamente, o con situazioni diverse che magari il Catania non si aspetterebbe, che so, due punte dentro di Francesco, fuori un secondo, ok? Ecco, il fatto che noi non siamo abituati, questo che vuol dire? Che questa squadra, con il suo assetto, con il suo modo di giocare, secondo Pace, è la migliore possibile da mettere in campo, in chiave tattica parlo, considerando che raramente, anche se abbiamo visto giocatori adattati come seconda punta, con due punte, ecco, con un Di Francesco forse un po' più offensivo, mi sembra veramente rare volte abbiamo giocato. Allora, certo, credo che sia la migliore formazione, altrimenti non la farei giocare. Io ricordo che all'inizio venivo criticato perché mi chiedevate sempre di Matteo, adesso è un periodo che mi chiedete sempre di Francesco. Questa squadra ha iniziato trovando equilibrio con certi interpreti,
poi a dicembre l'abbiamo cambiati perché abbiamo iniziato a fare del minutaggio, adesso l'abbiamo ripresa e stiamo avendo dei grandi risultati, perché il pareggio di Castellammare non è un pareggio scontato, la vittoria in casa giocata in quella maniera e poi il pareggio di Catanzaro, perché passa il pareggio di Catanzaro come una cosa normale. Mi dispiace un po' questa cosa qua, però l'accetto, mi dispiace perché da un certo punto di vista sono contento, perché significa che noi come gruppo squadra abbiamo alzato tantissimo le aspettative. Dall'altra parte mi dispiace un po' perché a volte si perde di vista la realtà, si perde di vista la difficoltà di questo campionato, le nostre difficoltà. Sono d'accordissimo, mister, io ho scritto le stesse cose che stai dicendo. No, infatti no, mi riferivo più che altro al fatto che adesso... al fatto che mettere in campo Di Francesco significa che c'è qualcosa che non va, e invece secondo me la squadra sta giocando bene, non vedo perché dovrei cambiare. Non c'è stata, a parte la Paganese, ma sapete la Paganese, il Potenza, ma sapete quello che era successo in campo, non c'è stata una squadra che ci ha messo sotto. Dobbiamo migliorare la fase realizzativa, è quella forse la chiave, quello sì. Però il fatto di dover cambiare è lì dove vedo il dispiacere, perché è come se interpretasse come se le cose andassero male, invece le cose stanno andando molto bene, perché a volte si sottovaluta si sottovaluta il campionato che stiamo facendo e gli organici delle altre squadre che incontriamo. Non parlo, ripeto, degli 11, ma parlo proprio anche delle panchine. Noi domenica avevamo solo ragazzi stragiovani in campo che non avevano mai giocato in Serie C. La coppia dei difensori centrali non avevano giocato in C, e quindi io vedo grande positività intorno alla squadra. Ripeto, abbiamo alzato tantissime aspettative all'inizio dell'anno. Bisognerebbe avere un po' più di equilibrio nei giudizi, bisognerebbe avere un po' più di pazienza intorno a questa squadra, dargli meno pressione, perché è una squadra che secondo me sta facendo un grande lavoro. Non c'è stato un giocatore, forse neanche uno, che non è stato migliorato rispetto all'anno scorso, e questo è un grande lavoro. Insomma, per chiudere, sono molto contento di quello che stiamo facendo. Adesso abbiamo un periodo molto difficile, che con la massima concentrazione e con un ambiente unito dovremmo essere bravi a smentire chi ci critica, a smentire chi pensa che noi usciremo dai playoff, perché dobbiamo lottare, e dobbiamo lottare per questo grande obiettivo. E non è scontato l'obiettivo dei playoff, non è che se arriviamo ai playoff abbiamo fatto una cosa normale con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Questo è il mio pensiero. Collegandomi un po' a questo discorso sulle pressioni, tu hai gestito da giocatore grandi pressioni in Serie A, anche se è anche arrivato a gestire, insomma, pressioni abbastanza grandi. C'è un problema di saper gestire la pressione? Perché penso che in ogni piazza alla fine ci sia pressione diversa, poi a seconda anche, insomma, delle aspettative. Il Teramo ha problemi nel gestire le pressioni che arrivano, insomma, di qualsiasi tipo esse siano, e il saper gestire la pressione credo che poi faccia la differenza tra un giocatore che rimarrà in Serie C e uno che magari può anche ambire a categorie superiori. Certo, sono assolutamente d'accordo. No, noi non abbiamo non abbiamo difficoltà, perché le prestazioni in campo sono buone. Certo, ci manca, ripeto, la fase di finalizzazione, che è forse quella che ci farebbe vincere le partite, lo so, però credo che la squadra stia gestendo bene le pressioni che arrivano dall'esterno, perché le prestazioni sono di buonissimo livello. Non concedere un tiro in porta a una squadra come il Catanzaro, se non giochi bene non riesci, e quindi la squadra sta gestendo bene le pressioni. No, io dico il mio dispiacere, perché mi dispiace quando si creano aspettative al di sopra della normalità. Queste in parte siamo stati noi con i risultati, però per gli organici delle squadre che ci precedono in classifica, arrivare sopra quelle squadre passa dall'esterno come una cosa normale, come una cosa che se stiamo adesso in questa posizione il Teramo sta facendo male, e invece io non la vedo così. E non sto parlando dei problemi che c'erano quando sono arrivato, perché quelli sono stati bypassati e abbiamo lavorato bene all'inizio. Alla lunga i valori assoluti vengono sempre fuori, e quindi quel grande inizio di stagione che abbiamo fatto oggi, stiamo un po', abbiamo rallentato, ma abbiamo rallentato perché comunque abbiamo un organico che non, se manca un giocatore si spostano gli equilibri, se mancano due giocatori ancora di più, se ne mancano quattro come in casa col Potenza non riusciamo a competere.
domenica avevamo una panchina di solo ragazzi giovani che pochi avevano fatto la Lega Pro, difficile cambiare le partite in corsa contro squadre forti come il Catanzaro. Per quello parlo di amare questa squadra per quello che dà in campo, criticarla, giudicarla se non fa gol, perché è lì che dobbiamo lavorare noi e loro, i ragazzi, come lavoro, ma sostenerla, perché secondo me sta facendo grandi cose. Certo che è tutto un problema di aspettative, se ci aspettiamo che questa squadra sia seconda in classifica saremo sempre deludenti, ma io non voglio scendere in questo tipo di comunicazione. Per questo quando sento possiamo cambiare quel giocatore o possiamo mettere perché la squadra sta facendo bene secondo me. Ecco mister, prima io forse non ho compreso bene quello che le chiedevo, io mi riferivo al fatto che il Teramo non dovrà cercare di non concedere nulla al Catania come ha fatto contro il Catanzaro, e sarebbe tantissimo secondo me, perché non è poco, non concedere nulla al Catania, non concedere nulla al Ternà. No, le volevo chiedere, tornando alla gara di sabato che si giocherà in un orario insolito, quali sono i pericoli maggiori che possono derivare per il Teramo dall'avversario, dal Catania? Ma sicuramente la loro fase offensiva, è una squadra che davanti ha dei giocatori formidabili, Sarao, Di Piazza, Russotto, sono tutti giocatori che in questa categoria c'entrano ben poco. Quello che hai detto tu è giusto, riuscire a non concedere come abbiamo fatto nelle ultime due partite sarebbe una grande cosa. Non sarà facile andare a Catania e non concedere neanche un tiro in porta, lo spero, ma sarà complicato. Però la partita va vista più in generale, va vista sempre comunque per cercare di migliorare quello che non è stato fatto contro il Catanzaro. È stata fatta una buona fase difensiva, dovremmo portare avanti quella mentalità e quell'aggressività, soprattutto nelle riaggressioni, perché sono state quelle che ci hanno permesso di non concedere tiri in porta. E quindi la fase difensiva è stata buona perché gli attaccanti hanno lavorato bene, i centrocampisti e infine i difensori. La fase offensiva dobbiamo migliorarla. E dobbiamo andare a Catania e non fare quel tipo di partita, altrimenti gli faremo il solletico ai loro difensori. Dovremo andare a Catania con personalità e giocare la partita, giocarcela, mantenere le posizioni alte per occupare meglio l'area di rigore e non lasciare gli attaccanti isolati, avere coraggio con i terzini, questo intendo. Quindi la partita va vista più in un ambito generale. A livello di personalità dovremmo essere bravi a gestire tutti i dettagli della partita, che saranno quelli, sono le piccole cose che fanno la differenza. E quindi è un po' più complesso del fatto di non concedere e tornare a casa ed essere contenti perché non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. No, noi dobbiamo andare a fare la partita, dobbiamo avere personalità, dobbiamo avere coraggio. Forse sono più forti di noi sulla carta, ma non è detto che poi debbano vincere per forza. Andiamo giù e ci giochiamo la partita. Mister, io prima della partita con il Catanzaro ti avevo fatto, prometto che non te la rifaccio la domanda su se ti accontenti o meno del pareggio con il Catania, però ti avevo fatto quella domanda per un motivo specifico che provo a spiegarti. Il Teramo adesso è in un lotto playoff in cui ci può essere anche il fatto di fare qualche calcolo, mi va bene il punticino perché poi provo a vincere la prossima, mi accontento di non perdere, ecco. Siete entrati, pensi che questa squadra debba entrare o ci sia già entrata in questa ottica? Non riesco a ragionare così, non riesco proprio, non so se ci riuscirò mai. L'ho fatto una volta da calciatore, le cose mi sono andate male e non è la giusta mentalità. La giusta mentalità è cercare di dare il massimo, non sempre ci si riesce per vari motivi, però è quella la giusta mentalità, e quindi è giocare sempre per vincere, anche se no, come ti avevo detto anche l'altra volta, non perché si parta per un risultato diverso dalla vittoria, è perché ci possono essere dei momenti in cui il calendario, la forma fisica, gli infortunati, gli squalificati ti suggeriscono anche che un risultato che non sia la vittoria, come per esempio il pareggio, può essere funzionale ad una rincorsa, perché poi è vero che ci sono i 90 minuti, ma alla fine dell'anno c'è comunque un obiettivo finale, ecco, solo in maniera funzionale rispetto ad un obiettivo finale, io lo intendevo. Allora, durante la partita, sì, domenica ho sentito che noi potevamo usare di più quando loro sono rimasti in 10,
però è lì che contro una squadra così forte capisci che e con una difesa così giovane capisci che ad un certo punto a fine partita è vero che potevamo fare qualcosa di più, ma è stato un gran pareggio comunque secondo me, e quindi all'interno della partita sì, per come va la partita sì, ci può stare questo tipo di discorso, per il resto no. L'ultima giornata forse puoi fare qualche calcolo, ma adesso è totalmente privo di ogni fondamenta. Si giocano le partite, certo, portare a casa anche un punto da Catania sarebbe una buona cosa. Proviamo a portare a casa l'intera posta. Questa non è presunzione, perché non dico che noi vinceremo, dico che però che dobbiamo lottare. Guai a ragionare in maniera diversa, non riuscirei da allenatore a ragionare in maniera diversa. L'ultimissima di Walter e chiudiamo. Sì, grazie per la concessione. Mister, io vorrei ribadire un concetto, perché quando si parla di critiche, insomma, non è che ce ne siano poi così tante Teramo di critiche. Forse dalla trasmissione che conduco io spesso arrivano critiche. Però ci tengo a dire una cosa. Per quanto concerne il rendimento di questa squadra nel complesso del campionato, sono assolutamente d'accordo con te. Cioè, abbiamo davanti squadre più forti del Teramo. La domanda è: siccome facciamo pochi gol e su questo conveniamo, mi chiedo perché adattare Mungo o provare ad adattare Mungo seconda punta e non rischiare di far giocare Di Francesco, che è molto più punta di Mungo. E dico Di Francesco perché non c'era Birlighea, potremmo anche dire Birlighea. Non faccio gli altri nomi di giocatori attaccanti perché non ne conosco le caratteristiche, ma quelli di Di Francesco le conosco. Tutto qua non è un fare polemica, è provare a capire perché se ci manca Bombaggi non deve giocare Di Francesco e deve giocare fuori ruolo Mungo. Questa è la domanda, non è critica, è una domanda. No, certo, questa è una cosa giusta, è una cosa giusta, intelligente, perché adattare Mungo ad un ruolo che non è. C'era un detto che diceva: se hai i cani da tartufo, vai a tartufi, non andare a cinghiali. È giusto. Però Mungo per me comunque può essere un giocatore determinante. Spostarlo 15 metri più avanti non credo che sarebbe stato così disastroso, perché comunque avere in campo un giocatore che in qualsiasi momento ti può cambiare la partita, insomma, e anziché avere un giovane che deve fare esperienza forte come Di Francesco, però che ancora deve fare esperienza in certe partite così difficili, visto che già abbiamo dentro due under, più abbiamo ancora di Akite che è un altro under, e insomma le altre squadre hanno molta più esperienza, e portare a casa le partite a volte non è solo questione di tecnica, ma è questione di mentalità, di comunicazione all'interno della partita tra di loro, di sicurezza. Iniziare la partita con Mungo dentro, io sono sicuro che se fossi Andrea Rigoni io mi sentirei più sicuro, ma non tanto per la caratura tecnica, proprio per l'esperienza, per i particolari, per i dettagli che in campo può curare un giocatore che già ha passato questo tipo di partite, che ha già un passato diverso, tutto qua. Ma come logica quella che dici tu è giustissima, è una scelta che ho fatto. Ma poi quando parlo di critiche non sono critiche, io parlo di pressione, parlo di quando le cose non vanno bene, ma io le critiche sono il primo ad accettarle, per carità, però ci tengo a ribadire che secondo me la squadra sta facendo un bellissimo percorso, e questo nessuno me lo tocca. Adesso dobbiamo dimostrare, dobbiamo far bene, noi non abbiamo fatto niente ancora,